Paura in largo Sassetta a Siena, 81enne strangolata con un laccio o con una corda. Arrivano le prime testimonianze, da giorni non si sentiva sicura, con lei abitava anche una donna. Elezioni amministrative, dopo la sconfitta alle politiche, PD e Italia Viva pronti al dialogo per un campo largo. Teatro dei Rinnovati, presentata la stagione 2022-2023. Tutto questo e molto altro ancora tra pochissimo all'interno del nostro TG. Buonasera e benvenuti al TG 91. Apriamo con la cronaca. Ore di paura questa notte nel largo Sassetta, a pochi metri da Porta Ovile. Qui all'ultimo piano di un condominio è stato consumato un omicidio. La vittima è Anna Maria Burrini, 81 anni. La donna viveva da sola. La ricostruzione di quanto accaduto nel servizio di Simona Sassetti. Strangolata con un laccio o una corda. Così, in attesa della conferma dell'autopsia, sarebbe stata uccisa Anna Maria Burrini, l'81enne, trovata morta ieri sera nella sua casa in largo Sassetta a Siena. Il cadavere è stato rinvenuto sul letto della camera della donna. Da quanto appreso sulla porta d'ingresso dell'abitazione, così come sulle finestre, non sarebbero stati rilevati segni di effrazione. Tuttora in corso rilievi della polizia scientifica nell'abitazione, che è stata posta sotto sequestro. I primi risultati degli accertamenti dovrebbero essere disponibili tra stasera e domani. La camera dell'anziana, così come altre stanze della casa, ma non tutte, sono state trovate a soqquadro. Si sta cercando di capire se possono essere stati portati via oggetti di valore o denaro. Al momento gli inquirenti del caso si sta occupando. La squadra mobile, coordinata dal procuratore capo facente funzione Nicola Marini, stanno vagliando tutti i possibili moventi, dal litigio alla rapina. Da capire inoltre se ad agire sia stata una sola o più persone. Si cerca intanto di ricostruire chi frequentava la casa. Da quanto emerso, la donna avrebbe affittato più stanze. Sentite al momento circa 10 persone tra vicini e altri inquilini del palazzo e negozianti. Tra le loro testimonianze emerge che l'anziana avrebbe condotto una vita riservata, con pochi contatti con chi abitava nel suo stesso stabile. E arrivano anche le prime testimonianze, fra queste quelle della titolare del fondo di Anna Maria Burrini. La donna, ancora sconvolta, ha raccontato ai nostri microfoni alcuni dettagli, ovvero che era una donna forte, da anni viveva da sola, ma da alcuni giorni non si sentiva più sicura. Simona Sassetti. La conoscevo molto bene, infatti sono anche turbata, devo dire la verità, perché Anna era una signora buona, brava, insomma. E non la conoscevamo bene perché era la proprietaria del nostro fondo qui del kebab in via Simone Martini. L'ho rivista a Largo Sassetta al supermercato e così gli ho fatto anche una battuta, perché lei aveva il carrello grande che gli serviva per reggersi. Gli ho detto: ma quanta spesa fai? Come battuta, perché poi l'ho ritrovata nella stessa giornata la sera. Doveva passare la giornata, ovviamente. Io sono veramente scossa, mi dispiace anche, sono anche un po', come dire, mi faccio un po' delle colpe, perché probabilmente si poteva anche aiutare, mi sento un po' in colpa, ecco. La ricorda così la titolare dell'attività commerciale che ha in affitto il fondo di proprietà dell'anziana trovata morta ieri sera in camera della sua abitazione. Per questo è ancora sconvolta quando ai nostri microfoni racconta del loro legame, dell'ultima volta che l'ha vista e sentita e del rapporto che Anna Maria Burrini, questo è il nome dell'81enne senese, aveva creato in questi anni con suo figlio, titolare della nota pizzeria in via Simone Martini sotto il ponte di Ravacciano. Non le torna quello che ha sentito dire nelle ore successive al presunto omicidio, ovvero che in casa con lei abitasse solo un affittuario. A me mi aveva raccontato altro, insomma, che aveva anche una ragazza, una donna, che però non so che cosa le avesse fatto, se gli aveva rubato qualche cosa. Lei si era accorta, era dispiaciuta di questo. Ho detto: Anna, guarda, gli ho detto io, tutelati, cambia la serratura, mandala via, insomma. Era preoccupata, quindi? Ma cioè, lei me l'ha raccontato, ma non con una grande, abbastanza serena, ecco, non con una grande preoccupazione. Cioè, sì, era preoccupata, ma lei era una donna tosta, insomma, una donna che ha vissuto da sola tutta la vita, quindi abituata a risolvere problemi. Insomma, io difatti devo dire, mi meraviglio, non so perché teneva le persone in casa, forse per compagnia.
E nel quartiere adesso c'è molta paura. Per noi sul posto, Viola Carignani. A pochi metri da Porto Vile, nel largo Sassetta, in questo piccolo quartiere sotto Ravacciano, è qui che si è consumato quello che ormai sembra essere proprio un omicidio. La vittima, una donna che viveva da sola, di 81 anni. Nella sua vita aveva avuto un negozio di tessuti in via Montanini, faceva la sarta, cuciva. Ma sentiamo quali sono le testimonianze delle persone che le vedevano ogni giorno in giro per la strada a fare la spesa, a fermarsi a fare due parole con le altre donne che vivono in questo piccolo quartiere dove tutti si conoscono e c'è anche molta paura e sgomento per quello che è successo durante la notte. Io so, se soli sa tutti preoccupazioni, anch'io sono sola, vivo sola, sono preoccupata anch'io, che si fa? Cose succedono. Come è successo, se è stato perché là sono entrati a rubarla o perché qualcuno aveva qualcosa direttamente con lei, che ne sai? Sai, se sono ladri devi avere paura di tutto, se è una cosa personale alla fine uno dice dispiace certo, il certo. Fatto, però grazie. Sono terrorizzata, devo essere sincera. Sono impaurita francamente perché non lo so se da che... se gente che magari gli voleva derubare oppure gente che ne so, però mi fa paura stare in un palazzo dove succede una cosa del genere, non è una cosa semplice da ingoiare. Ma insomma avete paura ora un po' o no? Devo dire proprio la verità, un po' sì. Insomma, ci voglio pensare. Se uno un po' sta a casa da solo, che mondo è questo? 81 anni, qualche acciacco dovuto all'età negli ultimi tempi, niente marito o figli, una vita vissuta da sola e quindi abituata a risolvere problemi e a gestire situazioni. Questa è la fotografia che emerge di Anna Maria Burrini, la vittima dell'omicidio di Largo Sassetta. Sentiamo. Conduceva una vita riservata, pochi contatti con i condomini, mentre preferiva trascorrere il tempo a fare la spesa anche più volte al giorno, passare di fronte alla merceria ed incontrare altre anziane del quartiere. Ed è tanto che sono qui, io ho 54 anni, l'avrò conosciuta. Conoscevo la sua mamma, tempi prima usciva, era una brava sarta, tempi di prima. Io non si stava a parapetto, capito? Si stava. La vedevo in chiesa e camminava un po', deambulava un po' così, non era sicura nel camminare. La chiesa all'Alberino. Anna Maria Burrini, si chiamava così la donna uccisa in casa a Siena strangolata con un laccio o una corda, la conoscevano un po' tutti, di vista soprattutto, ma a conoscerla erano soprattutto i titolari delle varie attività di via Simone Martini. La famiglia infatti era conosciuta ed ha sempre vissuto in zona. Il padre della donna e poi il fratello Vasco hanno gestito per lungo tempo uno storico negozio di alimentari che ha cessato l'attività alla morte di quest'ultimo. Lei in passato era stata titolare di un negozio di tessuti in centro a Siena, poi dismesso ed aveva fatto la sarta. Era proprietaria di alcuni fondi commerciali nella zona che aveva dato in affitto, tra questi anche un locale dove attualmente c'è un rivenditore di kebab, mentre prima era l'alimentare gestito insieme al fratello. L'unica parente ancora in vita è una sorella residente nel nord Italia, a Desenzano sul Garda. Non amava stare da sola, per questo subaffittava alcune stanze della sua casa. Chiunque faceva il caso suo, dicono alcuni vicini, e negli anni ha cambiato molti inquilini. L'ultimo in ordine temporale sarebbe un cittadino dell'est Europa, anche se alcune testimonianze parlano anche di una donna. Proprio su questi ultimi due si sono concentrate le indagini, la squadra mobile e i sospetti di vicini e commercianti. E adesso cambiamo decisamente argomento. Archiviato l'esito delle elezioni politiche, il PD e Italia Viva a Siena guardano alle amministrative e si dicono pronti a riprendere un dialogo per un campo largo di centro-sinistra. Cristian Lamorte. Archiviate le elezioni politiche, gli sconfitti del centro-sinistra, PD e Italia Viva, guardano alle amministrative di primavera a Siena, partendo dal presupposto che separati si perde e insieme si può vincere, che era il progetto iniziale anche in vista delle urne del 25 settembre, prima che qualcosa andasse storto nell'equilibrio delle alleanze. Ma è pur sempre vero che prima della caduta del governo, i due partiti firmarono un documento unitario, insieme ad altre forze del centro-sinistra, in cui si tracciava la rotta per le amministrative. Oggi quella rotta potrebbe essere ripresa e percorsa insieme, passo dopo passo, se le strade si incontreranno. Ogni forza politica fa il proprio percorso. Se durante la strada ci incontreremo,
Quando abbiamo fatto insieme dei percorsi, di solito abbiamo sempre vinto ogni sfida. Poi in questo momento ognuno di noi ha la forza, l'autonomia, ma anche la grande responsabilità di voler provare a cambiare il governo della città di Siena. Se ci saranno le condizioni non c'è nessun problema da parte mia. Io sono vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, governo della Toscana con il Partito Democratico, gli voglio bene, però molte volte deve cambiare passo. Oggi io in Toscana ho fatto una critica forte sulle questioni di carattere sanitario. Se le nostre istanze vengono raccolte, noi ci siamo a disposizione, però ovviamente ci vuole rispetto reciproco, c'è voglia di aprirsi la città, ognuno fa i propri percorsi. Se i percorsi si incontreranno, è evidente che a quel punto si può vincere al primo turno. Se i percorsi non si incontreranno, ognuno farà il proprio percorso. Lo vedremo in questi 3 mesi. Andrea Valenti? Nessuna preclusione, come dicevo prima. Per noi è importante incontrarsi su un programma e su una linea di condotta. Quindi veramente nessuna preclusione a priori, anche perché io ho sempre distinto i livelli, il livello nazionale un livello, quello regionale un livello e quello amministrativo è un altro ancora. Quindi nessuna preclusione nella piena autonomia delle forze politiche, secondo me anche della rappresentanza che le forze politiche hanno, però i percorsi in questa fase devono essere assolutamente inclusivi. Parliamo di Palio, mentre la contrada del Drago sta per iniziare i festeggiamenti per la vittoria del 2 luglio, si inizia già a parlare del prossimo anno. Dopo il Palio vinto, il capitano Jacopo Gotti sottolinea rapporti anche con Bartoletti, ma Titia è la prima scelta. Viola Carignani. È Giovanni Azzeni, detto TT, il nuovo fantino scelto dal capitano del Drago Jacopo Gotti come punto di riferimento per fare il palio. Il fantino franco-tedesco aggiunge così un'altra contrada al suo team di affezionate. Di certo uno dei punti di forza della contrada di pallacorda è la stalla e Tittia, da buon professionista, se ne è accorto subito, perché l'equipe e il lavoro del veterinario e del maniscalco possono cambiare le sorti del palio del nuovo millennio. È nato questo rapporto, un rapporto molto stretto, grazie anche alla vittoria, è continuato anche dopo la vittoria, anche nel palio di agosto, comunque sia nell'avvicinamento al palio ci siamo sentiti diverse volte, ci siamo confrontati, Giovanni si fida molto della stalla del Drago, ci siamo confrontati su tante cose, tanti argomenti e penso ci confronteremo tanto anche durante l'inverno. Buoni i rapporti anche con Jonathan Bartoletti, detto Scompiglio. Il rapporto con Jonathan, nonostante il palio di luglio, ci siamo sentiti subito il 3 luglio la mattina con Jonathan, mi ci sono rivisto agosto, un rapporto che viene da lontano e che comunque sia rimane un rapporto stretto anche con lui. È logico che ad oggi la prima scelta è quella di Giovanni e vediamo. Sarà un inverno di cambiamenti perché sono molte le contrade chiamate a votare il nuovo capitano, così come il 2023 Siena sarà chiamata a scegliere il primo cittadino. Per il Drago però non sembrano esserci problemi. Soprattutto bisognerà aspettare diverse elezioni o comunque rinnovi e vediamo. Il palio comunque sia segue sempre il suo filo logico, il suo filone, ci sarà da parlare di tante cose nuove, soprattutto anche con leggendo giornali, anche con l'amministrazione, vediamo quello che deciderà di fare il sindaco. Noi non abbiamo problemi, siamo allineati su tutto. Al via la nuova stagione al Teatro dei Rinnovati. Questa mattina è stato presentato il programma che unisce moltissimi talenti e diversi generi. Impegno anche per la sostenibilità e l'efficientamento energetico dei teatri da parte del Comune di Siena. Veronica Costa. Il teatro riparte dopo gli anni della pandemia con lo slogan Illuminarsi, scelto per la stagione teatrale 2022-2023 dei Teatri di Siena, che è stata presentata questa mattina e prenderà il via il 2 novembre. Un programma molto vario che riunirà grandi talenti da tutto il mondo. Illuminarsi, di curiosità, è uno slogan leggero, è uno slogan, diciamo così, portatore di luce in qualche modo. Il nostro desiderio è quello di portare voci, storie, linguaggi teatrali i più diversi possibili per cercare di capire quali sono quelli che interessano più le persone. E quindi abbiamo fatto una scelta molto varia di generi, andando dal classico al popolare, alla danza, alla musica, al teatro circense,
Peraltro ritornano le Machine de Cirque, l'anno scorso ebbero un grandissimo successo. Questa però è una stagione di livello nazionale assoluto e non è un caso che si sia riuscita a farla, perché abbiamo avuto anche il tempo in qualche modo di farla. Abbiamo avuto la comprensione e l'aiuto dell'amministrazione, perché insomma ha investito. Il Teatro di Siena vuole anche intraprendere un percorso che va nella direzione della sostenibilità. Il Comune ha infatti richiesto importanti finanziamenti tramite il PNRR nell'ottica dell'efficientamento energetico per i teatri senesi. Una delle cose ovviamente abbiamo fatto è stato quello di fare la richiesta di finanziamento tramite il PNRR per l'efficientamento energetico dei due teatri comunali, Rinnovati e Ruzzi. Questo non ci bastava e abbiamo pensato anche, appunto, attraverso l'associazione Tridom, di fare questa partnership, per cui a ogni abbonato verrà regalato un albero. Ovviamente l'abbonato verrà a conoscenza di dove sarà piantato, di tutta la storia poi dell'albero, per consentire che questo albero venga piantato in varie parti del mondo per ridurre il più possibile la CO2. Adesso torniamo a parlare della politica, anche se ci spostiamo nella provincia, dal comune di Torrita, di Siena appunto, dove il PD ha ottenuto uno dei risultati migliori. Il sindaco Dem Giacomo Grazzi chiede al suo partito un cambio di passo. Simone Gianni. Crolla il fortino rosso della Toscana. Le elezioni del 2022 hanno certificato il fatto che la regione, un tempo appannaggio della sinistra, sia diventata terreno contendibile da parte del centrodestra, che anzi è risultata prima coalizione in quasi ogni collegio con l'eccezione di Firenze. Per questo si dovrà aprire, come sottolineato anche dal sindaco di Torrita di Siena, Giacomo Grazzi, una serie di riflessioni all'interno del PD. Diciamo che in provincia di Siena, se si guarda il collegio Siena-Grosseto, insomma il collegio uninominale della Camera dove era candidato l'ex presidente della regione Enrico Rossi, Siena ha tenuto, insomma è andata al di sotto di quanto andò qualche anno fa, però insomma comunque si è tenuto, e se fosse stato solamente per Siena, insomma il parlamentare l'avremmo potuto esprimere anche questa volta. Così non è stato, ne prendiamo atto e a breve insomma ci sarà sicuramente una riflessione politica da fare sia a livello provinciale ma soprattutto anche a livello regionale, perché se si guarda il colore della regione, insomma, ma anche un po' il colore della nazione, non è che è troppo rimasto colorato di rosso, insomma, è più andato sul blu, tendente al nero, quindi al centro-destra. Sono contento per l'elezione ovviamente di Silvio Franceschelli, che nell'ultimo nel riconteggio e nello spacchettamento della non entrata in Parlamento di Più Europa, quindi di Emma Bonino, ha avuto questa ratificazione che è stata strameritata. Secondo me insomma Silvio ha fatto un'ottima campagna elettorale e noi tutti abbiamo aiutato, e sono convinto insomma che ci rappresenterà al meglio giù al Senato. E poi ovviamente sono contento per la mia piccola Torrita, che insieme al PD torritese insomma rappresenta, diciamo così, una sorta di Stalingrado della zona bassa della provincia di Siena, della regione Toscana. Siamo come PD al 37% e come coalizione di centro-sinistra siamo intorno al 41%, numeri che pochi hanno raggiunto in Toscana. Adesso la pagina sportiva, il calcio. Proseguono gli allenamenti del Siena in vista della prossima gara in programma sabato a Pontedera. Confermata dopo gli ultimi controlli la distrazione muscolare per l'attaccante bianconero Alberto Paloschi, che sarà monitorato quotidianamente. Resta in dubbio quindi la sua presenza per la prossima sfida. Siamo in chiusura, non ci sono notizie dell'ultima ora, vi lascio alle previsioni del tempo come di consueto e poi alla nostra programmazione. Grazie per l'attenzione e buona serata a tutti voi.